Massimi Parma Club, 30 anni di feste, 30 anni di gioia, diversi riconoscimenti sono stati consegnati durante tutti questi anni e invece per questa edizione si è deciso di premiare Franco Colomba. Perché? Franco Colomba, diciamo che il Giallo Blu d'Oro va consegnato al personaggio che secondo noi come centro coordinamento nel campionato scorso, in questo caso 2010-2011, si è messo più in evidenza. Secondo noi tifosi, chi più di Franco Colomba si è messo in evidenza con le ultime 7 partite dove ha portato il Parma, oltre a salvarsi, anche a darci soddisfazioni battendo squadre di grande rango come Juventus, Udinese, insomma squadre importanti, per cui noi come coordinamento abbiamo pensato bene di premiare con questo Giallo Blu d'Oro il mister Franco Colomba. Centro coordinamento non si ferma mai, anzi continuano ad aumentare i club che fa parte della vostra famiglia. Sì, vai a noi si ferma al massimo. Diamo, come si suol dire, diamo spazio ai giovani. Infatti abbiamo negli ultimi tempi si sono nati 4 nuovi club, 2 in provincia di Parma e 2 fuori dalla provincia. Fuori dalla provincia uno è a Firenze che è in Toscana Crociata, mentre l'altro a Legnano in provincia di Milano e il cinghiale giallo blu. In provincia di Parma è nato, diciamo che ha ripreso il cammino il Parma Club Idanè e per ultimo è nato il Parma Club Adanese. Questi qua sono gli ultimi 4 club nati diciamo in questo campionato. Poi ne abbiamo uno addirittura oltreoceano, in Brasile, che stiamo mettendo in contatto con questi nostri amici, che anche lì sono intenzionati a fondare un Parma Club, e si parla però del 2012. Una serata di festa dedicata soprattutto ai tifosi, alcuni di questi però ci sono rimasti un po' male del fatto che in questa edizione non abbiano partecipato come di consueto i giocatori. Di solito nelle passate stagioni non sono mai mancati, quest'anno invece c'è la rappresentanza della dirigenza, dello staff tecnico, ma dei calciatori nemmeno l'ombra. Sì, nemmeno l'ombra purtroppo perché insomma i tifosi vorrebbero sempre, come dire, passare una serata in mezzo ai propri beniamini. Quest'anno i giocatori non sono presenti, ma non perché non sono voluti venire o perché ci sono delle cose che non vanno tra la tifoseria e la società, anzi tutt'altro, non sono venuti perché hanno altri impegni in settimana, visto che la settimana prima di Natale hanno altri impegni, altre cene praticamente quasi tutte le sere e questa sera un comune accordo abbiamo deciso di lasciarli a riposo per la prossima partita di campionato. E siamo a dicembre, quasi vicini alla pausa natalizia, un bilancio per queste partite già passate e una previsione per quelle future. A mio avviso il bilancio è positivo, anche se magari si poteva avere qualche punto in più, però se ricordiamo l'obiettivo che la società si è data all'inizio del campionato quest'estate, era raggiungiamo la salvezza più presto. Io penso che a Natale essere a girare con 17 punti, e che comunque non è la fine del giorno d'andata, io penso che il Parma sia messo bene in classifica e sono convinto che anche in futuro, recuperando qualche giocatore infortunato fino ad oggi, secondo me non dovremmo faticare a raggiungere diciamo, l'obiettivo della salvezza. Prima Franco Colomba ha detto perché no, proviamo anche a ricandidarci per l'anno prossimo. Tu personalmente, da presidente del coordinamento, che cosa ne pensi? Io personalmente direi sì. Ben resti Franco Colomba, perché innanzitutto prima che allenatore è una persona seria, una persona secondo me preparata, una persona rispettosa, una persona educata, per cui una persona che a Parma sicuramente si troverà sempre bene, come mi ha detto tra l'altro che si è trovato bene finora. Una persona diciamo dei nostri, come si dice a Parma. E poi anche come tecnico, comunque non dimentichiamoci le 7 partite del passato campionato, dove abbiamo raggiunto la salvezza senza proprio nessun tipo di problema. E quest'anno, come dicevo, la classifica secondo me non è male, anzi siamo messi bene in classifica, per cui io ben volentieri andrei ancora Franco Colomba a Parma.